Salve a tutti amici dell'Appunto.gt. Oggi voglio parlarvi di un modello molto esclusivo dell'Appunto.gt e già solo dicendo questo forse avete capito di cosa si tratta. Negli ultimi giorni è apparsa su AutoScout, un sito che forse tutti conoscete, dove si vendono automobili nuove, usate, e dove anch'io ho trovato la mia Punto GT. Ma oggi non parliamo di una Punto GT come tutte. Questa è stata inserzionata a 97.000 euro, cioè non avete, non mi sono sbagliato, non c'è uno zero in più, ma 97.000 euro, un prezzo sproporzionato per una Punto del 94. Ma perché questo prezzo? Perché si tratta di un esemplare davvero unico. Sapere che nel fine degli anni 90 la carrozzeria Mazzora acquisì gli stabilimenti Lancia di Chivasso, dalle quali venivano prodotte auto come la mitica Lancia Delta Integrale HF e non solo. La Mazzora ha sempre collaborato dagli anni 70 fino agli anni 90 con Fiat per tanti prototipi molto interessanti. Alcuni di questi sono sfociati poi in serie limitate, altri non hanno mai visto purtroppo la luce della produzione. E nel 94, sulla stessa catena di montaggio dove veniva prodotta la Lancia Delta Integrale, arrivò un prototipo di Fiat Punto davvero speciale. Ne sarete accorti, stiamo parlando della Fiat Punto Grama 2. Grama in dialetto piemontese vuol dire cattiva, e questa Fiat Punto era davvero cattiva. Nei piani iniziali di Fiat, la Punto GT 1004, quella da 136 cavalli della prima serie, non doveva essere la Fiat Punto più potente. Sarebbe dovuta arrivare una versione Abarth da circa 160 cavalli, con un motore probabilmente 1.8-16 valvole, come quello che poi ha equipaggiato la Fiat Coupé, la Barchetta, o un altro motore modificato. Ci furono anche delle versioni speciali di Giannini, forse uno o solo due modelli prodotti, ma questa della Maggiora aveva qualcosa di speciale. La meccanica era quella di una Lancia Dedra HF, quindi dobbiamo pensare all'Ampredi, sempre il grande motore Ampredi, dove
2000 turbo compresso 8 valvole, quindi è un 8 valvole non un 16 come quello della Delta, e con meccanica a 4 ruote motrici, quindi totalmente differente. La potenza si aggirava sui 165 cavalli ed era in grado di spingere la Punto Gramma 2 oltre i 215 km/h e con un'accelerazione da 0 a 100 di soli 7 secondi. Questa macchina ne è stato prodotto un solo esemplare che era rimasto nei garage della carrozzeria Maggiora per una buona parte degli anni 90, passato poi di mani da diversi proprietari, usato un po' per diversi raduni, per altre cose, era andato un po' in abbandono. Fortunatamente la macchina è stata restaurata da un'ottima carrozzeria, il restauro anche di motore e tutto è stata conservata benissimo ed ora è in vendita ad un prezzo fuori dal normale, ma questo prezzo è giustificato dal suo essere unico. Il colore poi è anche qualcosa davvero di speciale. Monta i cerchi Speedline Monte Carlo da 17 pollici, quindi sono di una bella taglia, e la carrozzeria è totalmente modificata, c'è questo doppio spoiler che si vede nella parte posteriore, parafanghi allargati, carreggiata maggiorata e fendi media di tipo rotondo, doppio fendinebbia, che evoca molto davvero auto di un'altra categoria. Qualche cosa simpatica e vedere comunque il motore 2000 turbo 8 valvole anziché con il coperchio delle punterie Lancia, lo vediamo con una targhetta Fiat nelle immagini, e in più c'è una cosa davvero particolare: il cruscotto utilizzato in quest'auto non è quello di una Punto GT con fondo scala 240, ma bensì il cruscotto di una Punto 75, quindi con fondo scala 200, e l'auto supera di gran lunga 200 km/h. Questo la dice lunga sul discorso che si tratti di un prototipo che era in evoluzione e che era comunque molto più basato sulla parte concreta, sulla parte della meccanica, le quattro ruote motrici su una Punto e il motore 2000 turbo 8 valvole, in più questo look davvero cattivo e i sedili, questa colorazione blu e dorato che sembrano in un'alcantara molto morbida, molto delicata. Anche la leva del cambio è davvero molto particolare, gli innesti sono gli stessi rapporti, cioè la meccanica è quella di una tetra integrale, su una macchina molto più piccola, quindi chi l'ha provata penso che sa che è divertentissima. Volevo condividere con voi quest'auto speciale. Troverete qui poi delle immagini e dei video di quest'auto, che è un vero e proprio mito.
E niente, chissà se la vendita avrà luogo e a quale prezzo, per ora non si sa ancora. Decisamente è quello che quello che si chiama un unicorno, quindi godetevi le immagini che seguono nel video e alla prossima. Ciao a tutti, viva sempre la.gt!